Eccomi qua con veramente un bel po' di cosine. Ho messo tutto in questa bustina qua di Sailor Moon, questa tote bag, perché ho fatto un po' di acquisti in vista dell'autunno e quindi oggi voglio fare questo video haul generico che contiene un bel po' di cosine. Sinceramente non ricordo nemmeno bene cosa ci sia qui dentro perché ho aspettato un bel po' a fare il video, in quanto le cose più belle che stavo aspettando, ma anche più particolari, mi sono arrivate solo ieri, che era il 2 novembre. Ho aspettato un mese perché si trattava di prodotti provenienti dalla Cina e ci hanno messo veramente tantissimo. E quindi oggi sono pronta a fare questo video. Inizio da un paio di libri che ho preso e devo anche fare una polemica enorme, ma quella ve la dico dopo. Ho preso questo libro qua sulla comunicazione. Si chiama L'impresa intangibile, marketing, comunicazione e internet. Questo argomento a me interessa veramente tantissimo. L'autore è Pietro Rutelli e piace tantissimo questo libro, questo tipo di libri che spiegano come sia cambiato il modo di comunicare ai tempi di internet, dell'e-commerce, eccetera. E quindi ho voluto prendere questo, che poi alla fine non è neanche un libro enorme, sono poco più di 200 pagine, quindi questo. E poi mi è presa voglia di leggere un libro in inglese. L'unico libro in inglese che io abbia mai letto è stato un libro sul lavoro tramite piattaforme digitali quando ho preparato la tesi. E quindi, insomma, un libro sì, mi è piaciuto, ma insomma non è che proprio lo abbia letto con il piacere di leggere, era più appunto un dovere. E ho trovato un thriller. E questo thriller si chiama Tried Three Times ed è di Celeste Yost ed è praticamente, da quello che ho letto, un thriller che si ispira proprio a una storia vera. E la cosa fantastica è che, come potete ben vedere, è scritto veramente grandissimo, quindi è veramente un libro che leggerò in pochissimo tempo. Però mi interessa molto perché parla di una storia vera e ci sono anche le illustrazioni all'interno e quindi secondo me è carino perché non ci si rende conto, ma aiuta a, come si dice, a rinfrescare, no, l'inglese e magari anche a imparare parole nuove divertendosi. Quindi questo. E questi sono gli acquisti di libri autunnali, anche perché devo ancora finirne altri, quindi va bene così. Poi gli acquisti di make-up belli, particolari, che ci tenevo tanto a far vedere, ma soprattutto io a ricevere, ve li lascio alla fine perché questi meritano qualche parola in più. Allora, mi sono messa qui anche questo foglio per ricordarvi di dirvi che ho anche iniziato un altro corso della Lucca Manga School, ovvero questa volta ho fatto la seconda parte praticamente della creazione dei personaggi ed è il abiti e acting. E ho già fatto due lezioni con i relativi compiti per casa. E mi sta piacendo tantissimo. Questo lo faccio il giovedì alle 17:30 per 2 ore e praticamente si tratta di capire come dare carattere al proprio personaggio senza bisogno quindi che parli, quindi da diciamo l'aspetto esteriore far come appunto riuscire a far trapelare il carattere. Che ne so, delle emozioni attraverso appunto i vestiti e altri elementi. La prima lezione io stavo così davanti allo schermo perché hanno parlato di cose per me totalmente sconosciute, ovvero come dare delle sensazioni attraverso l'uso dei colori e delle forme circolari, rettangolari e triangolari.
E questa cosa mi ha scioccato perché poi, andando ad analizzare diversi personaggi, era tutto vero ed è bellissimo. Mentre la seconda lezione ha trattato più che altro di come disegnare gli abiti seguendo la linea d'azione del personaggio, insomma varie cose. Molto molto bello. Anche questo si tratta di 5 lezioni e quindi già ho fatto la seconda, domani farò la terza e niente, bellissimo. Poi, la polemica la lascio per penultimo, ma già vi anticipo che la mia polemica verterà su Pandora. Ok, poi vediamo che cosa ho preso. Ho fatto un acquisto da un sito che mi era comparso su Instagram, ovviamente. Avevo sempre detto, ok, non acquisterò più cose viste online, ma poi ci sono ricascata. E ho praticamente preso, se non sbaglio, e se veramente sono solamente questi due, sì, credo di sì, sì, ho preso, devo provare, dei prodotti di Sand and Sky. Probabilmente vi sarà comparso anche a voi questo brand, che vende prodotti, dovrebbe essere australiano, e vende prodotti skincare e anche hair care. Ed io ho preso l'Australian Emu Apple, che è praticamente un siero illuminante Dreamy Glow Drops. La cosa fantastica di questi prodotti è che dovrebbero essere appunto molto illuminanti e soprattutto che non sono testati su animali, quindi dovrebbe essere fantastico. E praticamente c'è scritto che è una miscela di 5 tipi di acido ialuronico che nutrono e danno quel senso di rimpolpamento alla pelle, quindi dà questa luminosità. Vediamo se sia vero. Allora, innanzitutto il packaging, come vedete, è bellissimo perché rimanda sempre al mare, alla spiaggia. E all'interno, oltre ad essere completamente pink, ha anche questo contenitore così di carta che all'interno contiene il siero. Quindi è veramente molto molto bello. Io non l'avevo ancora neanche aperto, l'ho messo nella busta convinta di fare presto, invece no. E c'è anche la scritta in italiano: agitare prima dell'utilizzo, mattina o sera, 4 gocce sulla pelle e massaggiare. Ok, e praticamente il prodotto è questo ed è tipo uno struccante bifasico, come vedete infatti è formato da siero e olietto. Infatti qui parlava di due fasi, la fase quella appunto dell'acqua, mentre quella dell'olio è, aiuta a rendere la pelle liscia e morbida, quindi è veramente molto molto carino anche da tenere così proprio sul lavandino. Quindi ho preso questo e in più ho preso Wonder Body Lotion, ho preso questa crema nutriente per il corpo. E questo c'è scritto che dà veramente un bel tocco di idratazione. Come vedete anche questo ricorda veramente tantissimo il mare e quindi è bello. E questo è fatto con acqua di primavera della Tasmania ed è praticamente una crema un po' acquosa, quindi un po' liquida, che è arricchito con 3 tipi di acido ialuronico e aloe vera. Quindi dovrebbe essere un prodotto molto molto idratante, per l'inverno ci può stare ed è carino il fatto che sia comunque anche questo, abbia qui una parte protettiva che protegge il prodotto durante il trasporto per evitare che fuoriesca, quindi c'è attenzione da questo punto di vista. E quindi ho voluto provare, cioè proverò questi prodotti. In più mi hanno mandato questo magnete che è molto carino proprio perché ricorda il mare e la spiaggia rosa dell'Australia. Mi hanno mandato quindi questo magnete che attaccherò da qualche parte. Ok, poi ho fatto acquisti da Sephora e da MAC. Allora, da MAC ho voluto riprendere
il Fix Plus e ho voluto prendere la versione, quella un po' glow, ed è questa, che ha questa confezione molto autunnale, ed era una edizione limitata, quindi è molto molto bello. E anche il packaging all'interno del prodotto è molto bello, con questa decorazione barocca, bellissima. E questo è quello dorato, quindi si agita e dà questo tocco luminoso. Io lo spruzzo sempre sopra la Beauty Blender e poi ci applico sopra il fondotinta, di modo che mi dà comunque un effetto molto più luminoso. E quindi ho voluto prendere questo, con questa confezione veramente bellissima, solo perché era un'edizione limitata. Poi ho preso sempre da MAC il fondotinta molto semplice, questo è lo Studio Sculpt, e la mia colorazione è l'NC15, quindi semplicissimo fondotinta, ma tanto queste cose servono. E poi da MAC ho preso altro? No. Poi ho fatto acquisti da Sephora e da Sephora ho ripreso il base coat, questo proprio marca Sephora, che ho quasi finito. Poi ho preso Lit Protector Spray di GHD, e questo è il Bodyguard, perché io con i prodotti per capelli GHD mi trovo veramente molto molto bene, quindi questo l'avevo già provato ed era ottimo. E poi ho preso un fondotinta, un altro, di Tarte, perché non ho mai provato questa marca, quindi ero curiosa. E questo è il Face Tape Foundation High Performance Naturals, vedremo. E questo è Full Coverage Flawless Matte Finish Infinite Likes, va bene. L'ho preso perché era bellissimo, più che altro per questo, è troppo bello questo fondotinta, è troppo bello, soprattutto perché ha i dettagli viola. Quindi proveremo anche questo fondotinta viola. Poi, che cosa altro c'è qui dentro? Niente, ci sono solamente delle cose che mi sono arrivate da Sephora, ovvero un po' di prodottini Redken per i capelli, quindi shampoo e conditioner, che proverò, tanto sono gratuiti. E questo profumo di Valentino, Dolce Viva, ma i profumi a me, i sample, non interessano. Ok, veniamo alla parte succosa del mio haul, ovvero la polemica e poi le cose bellissime. La polemica riguarda Pandora. Allora, io non so se avete visto che sono usciti degli orecchini a cerchio, e ci sono di due tipi, c'è il cerchio singolo e il cerchio dove si può mettere un altro cerchietto e è componibile in questo senso. Io ho preso i due cerchi singoli perché poi su questi cerchi ci si possono mettere alcuni tipi di charm. E quindi niente, siccome io sono amante dei cerchi, non potevo non prendere questi cerchietti stupendi. Ve li faccio vedere. Dunque, i cerchietti in questione sono questi. Come vedete sono molto molto carini, perché non sono tutti lisci e non sono neanche troppo grandi né troppo piccoli, quindi perfetti. Dunque, se avete visto la pubblicità, avrete visto che loro li fanno vedere con questo charm qua a forma di acchiappasogni, che secondo me è non bello, ma di più bellissimo. Questo charm è qualcosa di favoloso. E quindi io mi sono detta, ok, li prendo e li metto. Dopodiché a questo ci ho aggiunto anche questo anellino bellissimo, che è della collezione Disney, e quindi questo, ovviamente anche questo, non potevo non prenderlo perché
io adoro Disney e quindi questo anellino era proprio fatto per me. Là sull'anello non ho nulla da ridire. Invece ho da ridire su tutto il resto. Allora, già quando io ho messo questo orecchino con il charm, che come vedete voi, cioè, è bellissimo. Cioè, questo orecchino con questo charm è qualcosa di veramente molto molto bello. E infatti anche sulla pubblicità è fatto così. Lì per lì che io l'ho messo, ho sentito che era un po' pesante come orecchino e che soprattutto questi cerchi non hanno una chiusura veramente che fa tipo click, cioè che lo senti proprio che è una bella chiusura, ma è una chiusura molto blanda. Ok, però mi sono detta, loro lo vendono così, lo pubblicizzano così, andrà bene. La prima volta è andata bene, la seconda volta che l'ho messo l'orecchino si è aperto e ho perso il charm. L'ho ricercato ma ovviamente non l'ho più trovato. Non contenta di ciò, non ci potevo stare, ero arrabbiata nera, ho ricomprato il charm. Quindi il charm che avete visto è il secondo che io compro. E per di più, questo tanto l'orecchino si chiude e quindi si può portare. L'altro, questo, che poi è quello che avevo messo con il charm, non si chiude più praticamente, è veramente, cioè appena faccio così, sì, sembra che si chiude, ma è molto precario e quindi niente, secondo me proprio si è rovinato l'orecchino perché pesava e arrabbiatissima. Io non comprerò più assolutamente prodotti di Pandora. Per quanto potranno essere bellissimi, stupendi, io non li comprerò più. Detto ciò, passiamo alle cose belle, ovvero a del make-up molto molto particolare. Si tratta di prodotti che mi sono comparsi su Instagram e non ho potuto fare a meno di comprarli. Vi dico solamente la marca, poi vi farò i close-up così vedrete tutto bene. La marca in questione è, ora qui non c'è scritto perché è tutto in cinese, ma mi pare che si chiamasse Zeesea, quindi Zisi, Zese, non lo so come si possa pronunciare, comunque è Zeesea, quindi Zisi, forse in inglese, non so bene. Però ecco, qui è tutto purtroppo in cinese, ecco, si vede solamente qui, ora ve lo farò vedere. Praticamente hanno un make-up dai packaging molto molto belli. Io non so se li utilizzerò o li terrò solamente così in esposizione. Più che altro mi ha colpito una serie di tre palette ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie e quindi non potevo non prenderlo. Vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Ci tengo anche a far presente che l'impacchettamento di questi prodotti era veramente top, cioè ma nemmeno le cose di Sephora o di MAC arrivano in questo modo, perché ogni prodotto... Allora, all'interno del pacco c'erano i plastic ball, ma ogni prodotto era a sua volta all'interno di una busta di plastic ball sigillatissima, quindi era tutto super super protetto. E per quanto riguarda le palette, queste sono le palette, avevano la loro incefalonatura a parte, mentre per quanto riguarda questi altri due prodotti che stanno nelle scatole avevano dei sigilli qui laterali trasparenti, quindi era tutto tutto super sigillato, super protetto. Infatti nulla è rotto, semplicemente ho dovuto aspettare un mese per averli, però adesso vi faccio vedere tutto. Io praticamente ho preso tre palette occhi che sono queste bellissime, ora vi farò vedere e non potrete non essere d'accordo con me. Tre palette occhi, un rossetto e una cipria. Iniziamo da quello più semplice, ovvero il rossetto,
come vedete ha tutto questo packaging molto molto cinese, perché se non sbaglio era proprio ispirato, infatti c'è proprio scritto al drago, quindi è un Dragon Velvet Lipstick. Allora si apre così come l'altro prodotto di Sand & Sky, quindi già anche l'apertura è stupendo, ha questa cosa che non so dirvi cosa ci possa essere scritto, e guardate che cos'è. Cioè questo rossetto è qualcosa di eccezionale, proprio perché ha tutto questo drago che lo avvolge. È veramente un qualcosa di stupendo. Io penso che nessuno non possa negarlo. Il colore ovviamente un po' mi lascia un po' così, perché è un semplice nude marroncino, ma insomma, però come vedete è tutto anche disegnato sullo stick, insomma è veramente un qualcosa di eccezionale, e io non so se lo utilizzerò mai o se semplicemente lo terrò così per bellezza, perché è troppo troppo bello. Poi veniamo alla cipria. Anche i sigilli di cui vi parlavo sono questi, che praticamente ecco ce n'erano un paio per parte. Anche la cipria ha lo stesso packaging praticamente più o meno del rossetto, e questa praticamente mi hanno scritto che io avevo scelto la versione translucent, che poi è quella che usiamo di più, ma non c'era. Al che io ho risposto: mettetemi quello che volete, perché non ne potevo più, perché era già tantissimo che aspettavo. E praticamente questo è il packaging della cipria, cioè anche questo come vedete è confezionato in modo eccezionale. Dunque questa, come potete vedere, ha un cerbiatto in cima ed è qualcosa di bellissimo anche questo. Ed è praticamente fatta in questo modo, quindi è veramente bellissima. Allora, questa praticamente per aprirla si deve tirare il cerbiatto, si apre ed è questa. Io non l'ho aperta, ho avuto paura. E non so neanche che colori mi abbiano mandato. Ah, ok, vabbè, un rosino ci può stare. Se fosse stata gialla sarebbe stato molto peggio. Io comunque direi di rimettere tutto al suo posto prima di fare danni. E comunque ho preso questo. Ma veniamo alle palette. Allora, iniziamo da una, insomma, tanto poi ve le faccio vedere tutte. Allora, dunque, questa è ispirata, e si vede proprio anche dal packaging, ovviamente alla Regina di Cuori, e questa appunto è la marca, quella che vi dicevo, ZESEA. Dietro purtroppo è scritto tutto in cinese, quindi proprio è impossibile da capire cosa ci sia scritto. Io sono quasi emozionata a prenderla in mano, perché siete pronti alla magia? La magia è questa, non so se si vede, ma ci sono tutti i glitter che scendono, è bellissima, cioè, e insieme a questi glitter ovviamente ci sono anche dei cuoricini, cioè, guardate quanti ce ne sono. Cioè, io sono quasi emozionata, non riesco a inquadrarla bene, ecco, forse così. Ecco, ok, forse così è meglio. E quindi niente, a me questa palette ha emozionato tantissimo, e vi faccio vedere poi l'interno. L'interno è, come vedete, allora... Io neanche ci avevo fatto caso, il vetro è super super protetto. Ah, un'altra cosa che non vi avevo detto è che ogni palette aveva la pellicola protettiva anche qui sopra, quindi proprio una cura nei dettagli veramente importante. E questa è la palette al suo interno.
cioè, vedete la bellezza. Ora io non so quanto potrà essere scrivente, perché di solito queste cose poi le vedi, sì, ma non scrivono, non lo so, non mi interessa, perché io questa la lascio anche così, senza problemi, in esposizione, perché è troppo troppo stupenda secondo me, e non si può non essere d'accordo su questo. Ovviamente con lo stesso principio funziona anche quest'altra, che è dedicata proprio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, e anche qui, come vedete, è un tripudio di glitter, veramente tantissimo, guardate che spettacolo, cioè bellissima. E anche qui abbiamo la protezione importante, massiccia, sul vetro. C'era anche qui la plastichina, e questa è la palette. Anche questa, come vedete, è molto più naturale dell'altra, ed è un peccato veramente tanto grosso usarla, perché è qualcosa di spettacolare, è bellissima anche questa. E quindi questa, e poi l'ultima è questa, che è dedicata, se non mi sbaglio, al cappellaio magico. We're all made here, ovviamente, quindi sì, è dedicata al cappellaio magico, ed è praticamente questa, anche questa, tripudio di glitter, bellissimi, stupendi, e anche qui, protezione, e questa è l'altra, ovviamente sui toni del blu. E guardate bella che è anche questa. Io queste non penso proprio che le userò mai, perché è un peccato proprio. Qui ci sono tutti i simboli delle carte, cioè è troppo 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 bella. E quindi niente, questo è tutto il mio video haul, tutto il mio haul autunnale. Poi vabbè, c'è anche il reparto vestiti, però quello lo farò più là. E niente, sono super super contenta di tutto, tranne che di Pandora. Per il resto è tutto troppo bello, no? Quel make up è veramente fantastico. Quindi fatemi sapere se vi piace anche a voi, se anche voi odiate Pandora quanto me. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!